Ripeto, Monodive Coleottero, solo Pokémon di Coleottero. Nuzlocke, se un Pokémon muore andiamo a terra. Riassunto di Pokémon Bianco, 30 agosto. Questa serie non diventerà un riassunto perché ci sono già gli highlights. Sì, sono creepy, sono io. 440 spettatori, 160 sub, è quest'uomo. Immagino di dover già andare verso nord a prendere il mio golosissimo verme. Vorrei far notare che lo sprite di Zigzagoon in questo contesto è particolarmente vergognoso. Bene signori, è arrivato il momento di prendere il nostro starter. Non è Torchic, non è Mudkip, ma è proprio lui, il Pokémon Baco. Veleno il primo turno. Questa sarà una grande serie. Segnatevela, perché appena arriviamo ad Adriano campione ci fa idropompa, ci paralizza. Wingull. Allora io, ragazzi, mi darei un livello, perché secondo me Torchic mi apre come una cozza. È la vita. La vita ci insegna, la vita ci racconta storie di vita. Ovviamente ragazzi, finché non trovo Pokéball la Nuzlocke non inizia. Vera, cara mia, che si fa qui? Azione mille bave, veleno spina. Si cerca l'axe di veleno spina. Torchic nemico usa ruggito. Warpol amico usa veleno spina. Graffio, Warpol viene colpito dalla forza degli artigli del pollo. Sì, 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 sì. Lui mi colpisce, vado a 2 di vita. Io lo colpisco e il veleno lo porta giù. E il veleno lo porta giù. Oh sì! Ok, non ho alcun modo per capire se Warpol si evolverà in Silcoon o in Cascoon. Quindi non ha senso che io ne catturi più di uno. Oh yes! Dai, ti prego, diventami Silcoon, così diventi Beautifly. Cascoon 10 su 10. Beh, ovvio, sono riuscito a trovare Ralts maschio. Ralts maschio. Joe non c'è su Emerald, ho visto anch'io. Creepy ho controllato, in teoria non c'è. Surskit, Smeraldo, a me queste paiono i percorsi in cui si trova. Peraltro se tu premi percorso 102 lo trovi tra i vari... Oh no, è vero, non c'è. Sto bene, non sto piangendo, siamo stati sfortunati. Surskit è trollata, ti devi evolvere in Silcoon. Silcoon! Lo riconosci? Dal verso! Bello! Vaghe team! Vaghe forti che siamo! La situazione è drammatica. Ti prego, avvelenalo. Mi serve, mi serve! Urge l'avvelenamento. Ok, sì. Sì, ragazzi, le cure posso usarlo. E Nuzlocke ho tipo 2 morti per non avere il team fottuto. Se non lo uso qui le cure... Ma quanto mi fa? Giù di veleno. Oh, là. Sapete qual è il Pokémon preferito di Lino? È Cottony. Cotone Lino. Unfollow palese. Oh no, ma questo? Questo mi fa pazienza. Tira sulla difesa. Non ne voglio sapere. Accumula energia. Adesso lui fallisce. Faccio veleno spina. E lo avveleno tra l'altro, no? Perché ho fatto azione? Giù. Abbiamo rischiato su pazienza, ma è giù. Livello 9 per noi. GG. Oggi ragazzi vorrei arrivare fino a Petra, teoricamente. D'accordo. Allora adesso io teoricamente avrei da affrontare quel pazzo che c'ha la ricarica totale davanti al bosco. Ah già, è vero, il smeraldo c'è la tipa, non il tipo. Mi pare doveroso l'avvelenamento. Bam. Avvelenalo alla terza. Brutto colpo, avvelenamento. Sarebbe incredibile. Sarebbe incredibile. Questo Zigzagoon sta piangendo. Oddio, mi butta giù alla prossima. Però lui è morto, no? Ok. Entriamo in da bosco. Vediamo che succede. Dovremmo uscire da questo bosco con i due cosi evoluti, ragazzi. È palese. Sarà la serie con più spam di veleno spina della storia, probabilmente. E non sto scherzando. Va bene, allora mi piacerebbe salire con Silcoon a livello 10. Così mi evolvo e dovrebbe impararmi Raffica, se non erro. Che è ottima Raffica come mossa. Ti sblocca un sacco di opportunità. Mega assorbimento quando lo impara? Non ne ho idea. Io so solo che quest'uomo ti impara assorbimento a livello 15, se non erro. Yes, imparami subito Raffica. Plot twist. Metti Cascoon davanti e vediamo che succede. Ma esattamente perché i creatori hanno pensato a far evolvere al secondo stadio un Pokémon a livello 10? Per il semplice fatto che i Pokémon Coleottero sono scarsi. Quindi loro hanno pensato: bene, li facciamo forti a inizio game e scarsi sul finale. Giocare con i Coleottero a inizio gioco è attivare la modalità super facile, perché Beautifly ha comunque 400 e passa di statistiche base. E questo soprattutto che ha Pucina a livello 9. Minchia. E questo, se non lo avveleno... ragazzi, veleno spina è la regina degli Axe, probabilmente. Quante ne avete beccate voi di veleno spine che vanno avvelenato? E mo mi rivendico. Grazie, Gano. Se entrate in live e bestemmiate, siete stupidi. Oh, sì! Sì, tu verrai distrutto dalla forza. Vai, butta giusto coso e evolviamo anche Cascuno. Così almeno andiamo al centro Pokémon che abbiamo le farfalline o simil farfalle. Tutte belle evolute. Ale. Yes! Se porti un po' con Coleottero a scuola, fai un figurone. Io penso che ti chiamino la polizia sotto casa. Però vabbè, James piglia mosche. Ninkada, oh, vedi, questo ci serve. Confusione, quanto ti faccio? Oh sì! Oh sì! Confusione distrugge tutto.
Va che roba, pure confuso. Ok, questo quest'axe è abbastanza illegale oggettivamente. Percorso numero boh, sarà il 104? Potrebbe essere il 104 effettivamente, o il 103, lo scopriremo nella prossima puntata di Tanto non ho la mappa città dove voglio andare. Adesso testiamo un attimino l'assorbimento di Beautifly, vediamo un po' cosa riesce a fare. E vedi che non gli faccio una bega. Ed è uno zigzag, eh? Non è di alga forma Arceus, Cyberpalkia, voglio dire. Male a sta gente lo facciamo, è che la palestra sarà un bel problema. Non butto giù un Magikarp al 6, ragazzi, dai, questo è un problema. Mi sa che tra una cosa e l'altra mi toccherà andare a cercare di avvelenare. Non so se Beautifly riesce a mandare giù Geodude, capito? È che se lui mi fa sassata, mi one shotta, perché io sono coleottero volante. Cola per allenatori. Allora, intanto vai qua dentro e pigliati il rapidartigli. Gli studenti svogliati assaporano il mio rapidartigli. Mi dissocio. Chiaramente, ragazzi, andiamo prima al percorso di sopra ad allenarci un po', altrimenti non si va da nessuna parte. La situazione è un po' un problem. Io piglierei Volcarone, coleottero. Ci sta Volcarone, Flam. Non so che potrebbe farmi questo. C'è una mica una sassata lui. Madonna, mi sto accorgendo adesso di quanto siamo fragili, ragazzi. Siamo super fragili. Siamo un cazzo di cracker. Siamo un cazzo di cracker. Questa è la cheat della giornata. Assolutamente sì. Fammi cercare Nincada, dovrebbe trovarsi qua. Oh là, ma vediamo anche che natura c'ha. Natura cauta, è una bella merda, vero, natura cauta? Si cerca un altro Nincada, questo è abbastanza tumefatto, direi. Come Nuzlocke non puoi catturare altri Pokémon, no, non... Allora, la regola Nuzlocke è ovviamente solo quella della morte, Nico. Non puoi fare una monotype Nuzlocke mettendoci dentro quella regola lì, è fisicamente impossibile. Natura seria, beh, questa è neutra. Ci sto dentro. Sai che converrebbe allenarci un po'. Banalmente qui ci sono gli allenatori con Geodude. Io non posso rischiare di beccarmi un hit su Beautifly. Potrei allenare Beautifly un po' e poi affrontare questi allenatori qua. Di così di prendere Arceus con la lastra. Ok ragazzi, basta però sti meme. Basta, 30 minuti che non faccio altro che leggere sta roba. Oh, qui ci sta, ecco, vedi, lui, quell'avventuriero lì e quell'altro sono un problema oggettivamente per Beautifly. Famo che mi do altri due livelli e poi li affronto. Possono missare, però è una Nuzlocke. Se mi muoiono tutti, io ho perso. Boom, bar, andiamo a berci il cocktail, andiamo a sex on the beach per noi. Se mi muore qui Beautifly è un problema. Aiuto. Avessimo avuto Surskit. Dammi sta gioia, mandamelo giù. Ok, Geodude a livello 8 è giù. Geodude livello 8 ce lo si porta giù tranquillamente. Se mi porto Beautifly al 17, Geodude al 12 andrà giù. No. No, ragazzi, oh no, adesso vallo a spiegare a tutti. Ragazzi, Surskit non si trova. La wiki è strana. Tutta la serie, ma Surskit, ma Surskit, ma Surskit. Mi prendo a botta. Non lo so, forse non dovrei farlo. Forse non dovrei farlo, forse dovrei livellare di più. Ma sono testa di cazzo. Geodude, livello 10. Ok, perfetto, devo mettere le animazioni. Vabbè, questi te li porti a casa molto facile in realtà. Perché ho deciso di mettere la regola Nuzlocke? Perché ho deciso di farmi male? Io potevo fare una serie tranquilla da questo punto di vista. Perché io ho detto, ma sì, dai, mettiamo la regola Nuzlocke, cosa potrebbe mai andare storto? Spam di Creepysauro? Vuoi dimostrarmi come lotti e quali Pokémon usi? Fidate, i Pokémon che uso non li vuoi sapere. Geodude livello 12. Vai giù in un colpo. Vai giù in un colpo. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ok, ok, dimmi che non è brutto colpo. Ok. Sarà mica che ho beccato un buon roll. Ma va, ti pare? Va giù anche questo. Ok, adesso c'è un problema. Nincada, che cazzo fa adesso? La pasta al sugo fa. Quanto regge, quanto regge, quanto regge. Mamma mia, sì, Nincada, facciamo sesso, ti prego, io e te. Turbo sabbia. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Mi dissocio. Mi dissocio da tutto quello che ho detto, Twitch. Però Nincada, una Schweppes, io e te. Blocco, non c'è problema, non ho paura dei posti di blocco. Nincada non può. Oddio, t'ho fatto 100 turbo sabbia. Come hai fatto a non missare? Azione. Doppia pozione! Ma mi finiscono le mosse, vado a fare scontro se va avanti così questo. Doppia pozione, ma che Pokémon Market allenatore vuole lottare? Nincada! L'uomo più forte della storia! È pronto, con l'ultima sfuriata, a distruggere il naso di questo essere! Yes! Al creatore quest'uomo! Volevo registrare inizialmente un'ora, poi ho detto famo due ore. Ho registrato due ore e 41 minuti. Bene. Non vedo l'ora di editarlo, questo video.